Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì, Teresina e Scandiere. Allora, il corner di oggi arriva dopo un corner dove non mi avete visto, l'ultimo, quello in cui è stato mandato in onda lo speciale su Enzo Cacciola che avevo girato con Giorgio Regali a Madonna di Campiglio. In questo corner, nella seconda parte, andrà in onda il secondo speciale di Madonna di Campiglio che era stato girato il giorno prima o il giorno dopo di quello di Enzo Cacciola, che è invece su Franco Beraldo. Sono circa 20 minuti di video impostato allo stesso modo, quindi una sorta di chiacchierata, intervista, discussione tra noi tre in galleria, e quello costituirà la seconda parte del corner. Sono 20 minuti esatti, poi andrà in onda anche al di fuori del corner all'interno del nostro canale. Il corner di oggi inizia quindi con un altro argomento che è una mostra che si tiene. Ora è ancora in corso ad Este, nella città di Este, nel Padovano, mostra di Stefano Trevisan, un fotografo nonché un caro amico che ha scelto di esporre una serie di opere, una serie di fotografie che hanno avuto inizio nel 1991 e che sono arrivate fino al 2022, quindi sono più di 30 anni di fotografie, più di 30 anni di lavoro, che ora trovano un compimento in questa grande mostra che è in corso ad Este. Vi do un po' di dati per andare a visitarla. La mostra si concluderà tra pochi giorni, quindi questo è un corner che invita chi farà in tempo da qui a qualche giorno, si conclude il 23 di ottobre, a visitarla, ma comunque è un corner che diventa testimonianza di una mostra che, se non potrete vedere, comunque vedrete almeno in foto e in video in questa occasione. Quindi fino al 23 di ottobre la mostra si tiene a Este, Sala Pescheria, è aperta dalle 10 alle 12 e poi dalle 16 alle 20. Vi ricordo il nome del fotografo, Stefano Trevisan. Di che cosa si è occupato questo fotografo? Allora, intanto è giusto fare una distinzione fondamentale tra diversi tipi e utilizzi della fotografia. Come l'ha intesa Trevisan e come ha avuto modo di dimostrarci questa mostra, la fotografia può sia essere una prova di tecnica, un esempio di fotografia artistica, ma può anche essere testimonianza storica, una traccia che rimane nel tempo. Allora, c'è tanta fotografia che è esclusivamente arte, l'unico fine è quello di creare una bella foto. Quindi non è che debba poi veicolare un messaggio o testimoniare un qualcosa del presente. Esempio, tutti quei fotografi che magari scattano a una natura morta, che immortalano una natura morta con le mele su un tavolo. Ecco, chiaramente l'unico fine è quello di fare una bella foto. Se però si giunge a un altro tipo di foto che può essere quella dei fotoreporter, ecco che il fine è sia creare una bella foto, certo, ma soprattutto testimoniare un fatto storico. Ecco, è questo secondo caso che interessa a noi per descrivere il lavoro di Stefano Trevisan, ovvero una fotografia che da un lato nobilita l'interesse artistico, le prove artistiche di questo fotografo, ma dall'altro lato crea una testimonianza storica di che cosa? Allora, Stefano si è occupato per questi 30 anni di fotografare, di seguire, di ripercorrere gli stessi passi di un gruppo teatrale che si chiama F Danza di Este. F Danza ha dato modo a Trevisan di fotografare durante le prove generali, che sono delle prove reali a tutti gli effetti, quindi si deve performare così come lo si farebbe durante lo spettacolo vero e proprio. Gli ha dato modo di seguire gli attori, di fotografare le scene, fotografare i costumi, fotografare i balletti, fotografare le performance, e quindi per 30 anni si è creata una sorta di diario, una sorta di registro che mette insieme, e questo è giusto far notare, è la prima volta in assoluto che viene fatta una cosa del genere, ovvero una compagnia teatrale ha tutte le prove generali fotografate degli ultimi 30 anni, cioè è una traccia storica immensa questa. Un lavoro che, se vogliamo avvicinarlo a qualcosa di già fatto prima, anche se è molto diverso, quello che ha fatto Trevisani in fotografia si potrebbe in parte avvicinare come interesse, come caso studio a quello che ha fatto Degas in pittura quando andava nei teatri, fotografava le ballerine, fotografava
le prove di ballo, le scuole di danza, eccetera. Quindi se vogliamo trovare un qualche esempio da metterci accanto, forse Degas può essere l'unico. Comunque, l'importanza di queste foto dove sta? Vi ho detto sia come traccia storica sia come risultato artistico. Quindi c'è un doppio interesse, sia per la singola foto, per la qualità estetica della singola foto, sia per il corpus, per la totalità del lavoro che è stato fatto per 30 anni, che vi ripeto è qualcosa di unico e mai visto prima. In questo caso per le foto, andando a vederne qualcuna, ora ne scorreranno un po' tra foto e video, la cosa secondo me più interessante è stato il fatto che questo fotografo sia riuscito a realizzare delle foto che dimostrano, da un lato, la sua grande esperienza in materia, quindi il fatto di riuscire a prevedere le mosse, a prevedere i gesti, a prevedere la posizione sul palco degli attori, dei ballerini, dei performer. E quindi dimostrarci come da un lato si debba essere invisibili agli occhi degli attori, perché altrimenti li si può distrarre, perché altrimenti si può far andare male una prova. Quindi l'invisibilità del fotografo, che come un fotoreporter deve quasi nascondersi dietro al suo stesso soggetto, ma dall'altro lato la presenza di un'esperienza che riesce ad anticipare i gesti, a prevedere le posizioni e quindi non a scattare un miliardo di foto a caso sperando di trovare quella giusta, ma garantirsi di fare 10 fotografie e tutte 10 sono fatte al posto giusto nel momento giusto. Questa è un'esperienza che arriva dopo 30 anni, che ci giustifica anche come abbia fatto questo fotografo a vincere tutti i premi che ha vinto in tale ambito. Quindi secondo me è una mostra molto valida, molto interessante, vi ripeto, aperta fino al 23 di ottobre. Quindi andatela a visitare perché troverete qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa secondo me di veramente molto molto valido. Procediamo ora quindi con lo speciale di Franco Beraldo. Sarà un corner leggermente più corto del solito, ma mi fa piacere che l'attenzione venga focalizzata su questa prima mostra e sullo speciale di Franco a Madonna di Campiglio. Io vi saluto ora perché dopo quei 20 minuti di corner non andrò più in onda sullo schermo, quindi vi ringrazio, vi saluto, vi anticipo che nei prossimi Cesare's Corner ci saranno una serie di mostre che ho visto, sono tante tante mostre, devo avere il tempo di metterle tutte insieme, però seguitemi perché ci saranno degli argomenti molto molto forti. Vi ringrazio, prego regia con il video. Allora, ben trovati di nuovo, grazie per essere con noi, grazie per esserci venuti a trovare, grazie agli artisti che sono in sala, grazie ai collezionisti e grazie a tutti coloro che vorranno passare qualche minuto insieme a noi parlando di pittura e in particolare la pittura ovviamente di Franco Beraldo. Iniziamo così, vi prego, un applauso al maestro. Franco Beraldo è un artista che lavora da tanti decenni. Qui abbiamo una delle prime cose del 1965, che poi, ironia della sorte, diventerà quasi un monito per un ultimo percorso che andremo ad illustrare. Ma insomma, il rapporto fra Franco Beraldo e questa galleria è importante, è intenso, è un rapporto davvero di grande, grandissima stima. Tant'è vero che mai prima d'ora questa galleria, che è molto importante nello spazio, era stata dedicata integralmente ad un autore, ad un artista. Cosa vuol dire? Spesso la galleria ospita monografie di altri autori e però all'atere magari, no, una collettiva di artisti storicizzati. E invece qui abbiamo voluto Paolo, la Curatela, Michele, Cesare, anche il sottoscritto. Abbiamo pensato di dedicare l'intero spazio a Franco Beraldo. Perché? Perché Franco Beraldo, io credo, meriti soprattutto di essere letto per quello che è. Un artista che ha fatto una ricerca importante, vera, sentita, che ormai dura da 50 anni e più. E quindi per mostrare tutti i suoi, vogliamo chiamarli con un termine che in arte moderna e contemporanea è in uso, tutti i suoi cicli, che sì, che cicli non sono, sono semplicemente dei cimenti, delle cose con cui lui si è confrontato. Per mostrare tutto, abbiamo avuto bisogno di occupare l'intera galleria.
Se noi leggiamo quei pastelli degli anni Ottanta, quelle Venezie che, come dire, sono quasi degli slanci di poesia rispetto alla materia del pastello, e poi guardiamo i vetri, e poi guardiamo le cose anni 60, e poi guardiamo i lavori dell'ultimo ciclo, scopriamo un artista che ha un percorso molto eclettico e allo stesso tempo estremamente coerente. Cose che voi sapete, perché molti degli amici che sono in sala hanno già scelto opere dell'artista. Quindi ti ringraziamo, mi siedo, quindi ti ringraziamo Franco per questa opportunità, per averci dato la possibilità di esporre tutti i tuoi lavori. Grazie a voi. A te. E grazie alla famiglia Orler che mi ha dato questa opportunità, grazie a Paolo che è venuto in studio e in maniera improvvisa, quasi direi, inaspettata anche, ha portato, dato il suo carattere un po' esuberante, un po' così, vero? Si è preso tutti gli ultimi lavori e poi è andato, prospettando questa mostra, prospettando questo evento, si è preso anche i lavori del passato e rubandomi un pezzo di cuore, perché alcune cose erano proprio destinate a rimanere nel mio antro. State sentendo quello che dice il maestro? Il maestro sta dicendo, ok, state sentendo. Dai, non ho tanta voce però, insomma. No, si sente benissimo. Paolo lo conosciamo. Io ero con loro, ero con Paolo, ero con Franco, e io ci tenevo tanto a questa mostra. Ho detto a Paolo: guarda Paolo, c'è un grande artista a tre passi da Favaro, a tre passi da questa grande azienda, amico di tuo papà, c'è un artista che merita tanta attenzione. Paolo lo conoscete, no? Perché frequentate questa galleria. È un uomo di slancio vitale, è un uomo di entusiasmo, è un uomo di energia immediata. E non ha avuto dubbi, mi chiama la mattina presto alle 6, io stavo dormendo dopo una trasmissione, la vita, no, della televisione, mi dice: preparati, andiamo da Franco. Ci troviamo da Franco al mattino presto alle 9, alle 10, e devo dire che anche Paolo è rimasto un po' sorpreso da questa collezione importantissima e soprattutto dagli ultimi lavori. A telecamere spente, vi sarete accorti, in quest'ultima registrazione io ho voluto chiedere al maestro, a Franco Beraldo: ecco Franco, a chi dedichi questa mostra, questa esposizione? Alla signora Beraldo, alla moglie di Franco, che purtroppo non c'è più da qualche mese, una persona meravigliosa che tutta la comunità di Mestre ha ricordato. Mi permetto di dirlo, è come se fossimo in famiglia. Questi lavori sono stati quasi suggeriti dalla signora, in una libertà del gesto, in una coraggiosa, come dire, espressione di questa gestualità che insomma, secondo me, va a concludere questo momento di carriera che poi concluderà, perché davvero Franco vuole confrontarsi anche con tanta altra pittura. Cesare, vuoi aggiungere qualcosa? Paolo, vuoi aggiungere qualcosa rispetto al tuo modo di essere andato in studio? Insomma, Paolo ci ha creduto veramente tanto, perché dico una cosa che magari non sarà elegante. Vedete, quando si organizza una trasmissione, un'esposizione, si possono prendere le opere in conto vendita, si può andare da un artista anche molto importante e allestire una mostra. Tutti i quadri che vedete, al di là di quelli che hanno il bollino rosso e che saranno dei collezionisti, sono quadri che la Galleria Orler, che Paolo ha acquisito con un impegno economico importante, ma non importa, sono lavori che... E questo è il risultato, però. E questo è il risultato. Non ce la facciamo. No? Applauso, 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 applauso. Ogni anno si spera di migliorare in questi aspetti. Cesare, tu sei l'ultima generazione. Cesare ha scritto un testo molto bello legato. Ecco, abbiamo anche edito un catalogo. Io ho scritto un testo, Cesare ha scritto un testo. E parlaci del tuo testo, Cesare. Guarda, io questo testo l'ho scritto la prima volta che Franco mi ha chiamato, ormai 4 anni fa. Io avevo scritto praticamente zero, avevo appena iniziato con le mostre, i cataloghi, eccetera. Avevo scritto prima di lui solo per Moiso e per Alinari, lui è stato il terzo. Poi, rileggendo il testo, mi è piaciuto come lui mi abbia detto, con 4 anni di distanza: guarda, a me piace ancora, trovo che sia ancora giusto quello che hai detto, usiamolo per... E raccontare non solo le cose per cui era ammirato, cioè le carte, i collage, altre cose che qui si vedono ma non alle nostre spalle, però leggendolo ho visto che era un testo che funzionava anche per un ciclo nato 4 anni dopo, che idealmente non c'entra niente, no? È nato con altri slanci, con altre idee, ma tu prima hai detto bene, non si tratta di cicli, qua si può dire che ci sono 100 cicli di Franco Beraldo. In verità lui prima ha detto: qui c'è un solo ciclo che è la mia vita,
è un ciclo organico, è un organismo vivente che si muove, che come tutti gli organismi si evolve, che è fatto di fasi, fasi che accelerano, che rallentano, che si fermano, che ripartono. E io trovo che presentando, come abbiamo fatto anche prima, andando dalle opere degli anni 80, queste degli anni 60, quelle del 2022, avanti e indietro, si percepisca molto bene come sia un percorso unico dove alcune linee continuano ad esserci e soprattutto un percorso che non è stato semplicemente la sostituzione, ogni volta faccio un ciclo e quindi dimentico quello che c'era prima, ma includo sempre più cose. Inizia con la tela, prosegue col mosaico, aggiunge il vetro, aggiunge il collage, aggiunge la carta, aggiunge questo, quindi un ciclo che aumenta sempre di più i supporti, le tecniche, la conoscenza, l'esperienza. Trovo che arrivati a questi cicli qua si chiuda in un certo senso un cerchio che è iniziato nel 65. Noi, se dovessimo trovare qualcosa, un elemento caratterizzante, un'origine, bisogna andare fino al 65. Nel mezzo non ci sono opere che abbiano questo respiro, non c'entrano niente. I dipinti morandiani sembrerebbero dipinti da un'altra mano. E invece poi si scopre, come lui, quando dice io sono un figlio degli irascibili di New York. Ma come Franco Beraldo un figlio degli irascibili di New York? Poi vediamo un quadro tendente alla metafisica, come fa ad esserlo? E invece lo è lo stesso, perché lui quelle cose non le aveva mai esposte, questi acquerelli del 65, però nella sua testa è andato avanti a rimuginare, a far fermentare dentro di sé quegli impulsi. E hai detto bene, la vita vuole che ci siano dei momenti che determinino dei salti. Questo momento c'è stato, il salto è avvenuto e queste opere dietro ne sono la conferma. Sono delle opere pazzesche, pazzesche. Grazie. Nella cultura giapponese, spero che si senta, nella cultura giapponese, gli ideogrammi, anche cinese, ma soprattutto giapponese, gli ideogrammi non si leggono tanto per quello che rappresentano, ma per la loro forma, dove si intuisce anche lo stato d'animo di chi scrive e molte volte del messaggio che si vuol dare, e molte volte lo stato d'animo è più importante del contenuto leggibile. Certo. Allora, nei miei quadri, anche quelli figurativi, c'è la mia scrittura dentro che rappresenta, che si manifesta ancora negli ultimi quadri. Se voi le guardate passo passo, la mia scrittura è sempre presente, per cui io sono sempre riconoscibile al di là dell'ideogramma, ma il mio carattere è sempre. Per cui quando tu dici è strano che sei irascibile, ma sono irascibile. Sì. Sono irascibile perché il mio maestro mi diceva: saresti un bravo pittore, però sei troppo furibondo, sei troppo furioso, perché avevo sempre questa capacità, questa volontà, diciamo sintetica, di manifestare l'immagine, che poi era un tratto calligrafico e del mio carattere più profondo. Tu ieri sera hai fatto un discorso stupendo a tavola, si fanno sempre a tavola, sì, i discorsi più belli, dove hai detto, in effetti, se dovessi dare una definizione di arte, sì, non saprei neanche che termine usare, perché non riuscirei a coglierne l'essenza. Il termine è stato essenza, no? Sì. E quando tu mi hai detto, è come chiedere a una persona: dimmi chi sei, e questa ti risponde: sono Cesare Orler. Bene, ma quelle 11 lettere con quell'ordine cosa stanno dicendo di chi sei? Niente. Chi sei allora? Una foto? No, anche quella non dice niente. Chi sei? Un documento d'identità? Dice ancora meno. Chi sei? Non sono neanche i fatti, non sono neanche le opere che fai, perché a volte chi sei sono anche le opere che non hai fatto, sono le parole che non hai detto. Soprattutto. E quindi dire l'essenza, forse l'essenza sono anche tutte le opere che non sono qui, cioè sono 50 anni interi sommati più quello che non sei riuscito ancora a fare. E tu mi hai dato questa definizione di essenza, che è qualcosa di inclusivo, sì, ma anche di enormemente ristretto, che secondo me è stata filosofia allo stato puro, bellissima. E filosofia di vita. Se avete delle domande da fare al maestro, vi prego, senza pudore, fatele pure. Inizierei io con una domanda da fare a Franco, è una domanda che faccio a tanti artisti, semplice, anche sciocca, è una domanda sciocca. Lo faccio agli artisti che magari hanno qualche annetto in più. Che differenza c'è fra fare un quadro a 20 anni e farne un altro quando si è un po' più grandi? Enorme. Enorme. A 20 anni tu fai un quadro perché vuoi rappresentare qualcosa che è fuori di te.
a 80 quasi, fai un quadro che rappresenta qualcosa che è dentro di te. È dentro di te. Sì, questa è una risposta bellissima. A 20 anni si fa un quadro per rappresentare qualche cosa che è fuori da noi. La realtà è fuori di noi a 20 anni. Sì. Poi pian piano la realtà entra in noi, pian piano, e tu guardi sempre più con gli occhi interni. Diventi sempre più cieco. Sempre più cieco rispetto all'esterno, ma vedi sempre meglio dentro di te. Hai ancora paura, Franco, della tela bianca? No. No? Ne hai mai avuta? Ma all'inizio sei un po' così titubante. Quando dovevo rappresentare qualcosa che era fuori di me, certamente. Ma ora che questi quadri sono proprio la rappresentazione di quello che c'è dentro di me, non ho più paura quando mi metto, anzi, ti dico, ho una mia assistente, un rapporto, la signora Liuba, da poco tempo, che mi aiuta, perché mi toglie via le carte, a me, io ho mal di schiena, mi toglie via le carte, mi mette le carte, e qualche volta la rimprovero perché è poco veloce, perché con le carte si devono asciugare, poi passa al secondo strato di colore, e è proprio, ho l'immediatezza, perché la mano, l'intelligenza della mano, corre da sola, non ho problemi. Quando dico rosso, lei mi dà il rosso, veloce deve darmi il rosso, perché so già che il rosso funziona, non sto là a pensare. Amici carissimi, pochi istanti e poi concludiamo, perché non vogliamo approfittare della vostra disponibilità. Però voglio fare una domanda, vi prego, prestate attenzione alle cose che dirà il maestro. Molto interessante, lo so, sì, molto interessante. Do una mano se il tono non è abbastanza elevato. Si sente. Ieri Franco, parlando delle sue opere, ci raccontava dell'intelligenza della mano. La mano dell'artista che dopo decenni di arte ha un'intelligenza sua. Come se esistesse un'anima dentro la mano, un cervello dentro la mano. Come se la mano da sola, senza l'anima e lo spirito, sapesse che cosa fare. Vuoi raccontarci questo? Perché è bellissimo. Beh, sai... Io ho avuto occasione, durante il restauro della chiesa di Scrovegni a Padova, non so se l'avete mai vista, è un ciclo di affreschi di Giotto, e ho avuto occasione, visto che facevo l'affresco, mi hanno permesso di visitare il restauro e di vedere Giotto a un metro di distanza, ed è tutt'altra cosa, certo. Straordinaria, e là vedevo le pennellate dell'artista, degli artisti, perché erano parecchi quelli che lavoravano nella fabbrica di Giotto, e là vedevi proprio l'intelligenza della mano, che dopo complessivamente veniva tutto un'uniformità, chiaramente. E per me ora, dopo tutte queste esperienze di lavoro, certamente ho questa, la mano ha acquisito, ma non solo la mano, il corpo. Perché io quando ho fatto anche dei video quando lavoro, e il gesto parte dal piede sinistro, sì, e arriva alla mano destra, alla punta del pennello, della mano. E ho dei pennelli lunghi così, con i manici lunghi così, che muovo in maniera come una sciabola, e funzionano questi segni che sembrerebbero imprecisi, come no, e vedo alla fine, mi accorgo che invece tutto ha funzionato, i colori, tutto ha funzionato, alla fine il lavoro è finito, è fatto bene. Qualche volta succede anche che il lavoro non mi soddisfi, allora do una mano di bianco a tutto e riparto un'altra volta, ma è molto raro. Amici carissimi, c'è una domanda che volete fare? Senza pudore, tanto non vi inquadriamo, senza microfono, una curiosità, magari ci viene in aiuto l'amico Roberto, il maestro Roberto Miniati? Una domanda, un pensiero. Allora, faccio io un'ultima domanda a Franco e poi magari ci salutiamo con un applauso verso il maestro. Anche per raccontarvi di una passione che il maestro ancora ha verso la pittura, verso quello che fa. Tu dipingi ancora tanto, tutti i giorni. Ci racconti la tua giornata lavorativa? Mi alzo molto presto di solito. A chi ti alzi? Mi alzo alle 7:30. 7:30. Mi sveglio però alle 5:30, dopo tutte le mie cose da fare. Entro in studio non più tardi delle 8 e lavoro interrottamente fino a mezzogiorno e mezzo. Pomeriggio riposo e poi... Ma è importante che al mattino faccio ciò che ho pensato durante la notte. Perché alla sera penso, alla sera penso, poi alla notte sogno,
come tutti noi, solo che il sogno che faccio alla notte lo porto giù al mattino e sono consapevole di questo sogno, capite? Ci credo in questo sogno e questi ultimi quadri soprattutto sono tanto sognati e do gratitudine a coloro che mi hanno suggerito, perché io ho i suggeritori nel sogno. Vuol dire chi sono? No, tanti, anche Ermanno. Fantastico. Anche Ermanno. Alle volte, lo dicevo a Paolo quando è venuto una volta da me, che sentivo come, Ermanno era una persona molto particolare, tuo nonno, quando veniva in studio da me, portava un impeto, un'aurea attorno. Una massa anche. Sì, ma non solamente quello, proprio di entusiasmo, che quando veniva, era una festa per me e anche per lui. Certo. E Paolo, devo dire, mentre tuo padre è più riservato, Giuseppe molto più riservato ancora. Paolo ricalca proprio l'immagine, porta, quando viene in studio porta proprio questa energia della famiglia Orler, perché è chiaro che la vostra famiglia esprime un'energia per l'arte che è manifestata con la diffusione dell'arte, che è straordinaria, cioè non nasce da un interesse economico, c'è anche quello dentro chiaramente, ma nasce soprattutto da questa energia che avete, perché potevate fare, Ermanno poteva fare 10 mestieri, 10 lavori, eppure ha fatto, non aveva la preparazione culturale di cui abbiamo parlato prima per fare, ma neanche io avevo questa preparazione, ce la siamo creata nel tempo, ma con la nostra curiosità che veniva proprio dall'essere nati in un momento difficile della storia del nostro paese, perché in fondo lui era più anziano di me, ma anch'io insomma, sono nato nel 44, sono nato sotto le bombe scoppiavano e mia madre mi portava in braccio e scappava la notte, perché avevamo un aereo che veniva a bombardare là vicino ogni notte per centrare un ponte sulla ferrovia. Ecco, questo è un episodio della mia vita. Però siamo nati e vissuti sotto le bombe. E avete combattuto per l'arte per tutta la vita. E abbiamo, sì. Per tanto tempo anche insieme. Certo. Io vedo che c'è tanta voglia fra di voi anche di alzarvi, di vedere delle opere e di andare a mangiare qualcosa. Vi saluto con una poesia che Cesare ha scelto per aprire il suo testo e per dedicarla a Franco, di Ungaretti. Dice così: vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e il disperdere. Di questa poesia mi resta quel nulla di inesauribile segreto. Signore e signori, Franco Beraldo.